Più organica del mercato del lavoro. Cosa sono questi famosi PUC di cui sentiremo parlare oggi e qual è il futuro? Cosa, cosa ci aspettiamo che possa accadere nel futuro? Quindi partiamo dal primo punto perché ho ritenuto, abbiamo ritenuto, insieme al sindaco eh, di Bacoli, Giosi Della Ragione, che ringrazio di essere qui, che fosse importante raccontare la realtà raccontare in modo diverso cosa è stato, cosa voleva essere il reddito di cittadinanza dopo mesi in cui siamo stati bombardati letteralmente bombardati da una narrazione che ha provato a far passare il messaggio che non avere un lavoro o essere in condizione di povertà fosse quasi una colpa, una narrazione in cui veniva raccontato quanto gli imprenditori avessero difficoltà a trovare mano d'opera, quando invece poi ci arrivavano messaggi di persone che a quegli imprenditori scrivevano e chiedevano di poter lavorare e, e quello che veniva risposto era tutt'altro. Um, noi abbiamo ritenuto davvero utile uh, il racconto che è stato fatto qualche settimana fa. In un servizio di presa diretta ringrazio per quel servizio Riccardo Iacona che oggi um, doveva passare a salutarci, ma, ma non è riuscito perché, in quel servizio, dove poi si raccontava anche la storia di Bacoli, secondo me per la prima volta um, la narrazione è stata fatta in maniera totalmente diversa e partendo dai fatti veri, dai numeri della povertà in Italia, che non sono numeri soggettivi, non è. La, il credo politico che può farti vedere se ci sono o non ci sono tanti poveri in Italia. I numeri sono quelli, sono i numeri che ci dice l'Istat per esempio, no? che indica in 5 milioni e mezzo le persone che oggi vivono in povertà assoluta. E quando parliamo di povertà assoluta ricordiamoci sempre che parliamo di persone a cui manca il necessario, non il superfluo. E non sono solo le persone che vivono per strada o sotto i ponti, le persone che vivono in povertà assoluta sono famiglie che non riescono a mettere un piatto a tavola, sono bambini, Save the Children ci dice che un milione, un milione e mezzo di bambini, di minori vive in povertà assoluta, sono bambini che devono andare a scuola con degli indumenti che magari non sono come quelli dei loro compagni, non possono avere un grembiule nuovo, non possono andare a una festa di compleanno perché non possono pagare la quota del regalo. Questa è la, la povertà assoluta, vuol dire non avere il necessario. E I dati ISTAT ci dicono anche che abbiamo 8 milioni e mezzo di persone che sono in, in condizioni di povertà relativa, cioè persone alle quali se capita un imprevisto, un costo in più, eh, ricadono nella povertà assoluta. Uh, un costo in più può essere una bolletta più alta, può essere una spe la spesa dei libri uh, scolastici, può essere un qualsiasi costo. Quindi sono persone che vivono al margine della povertà. E, e in quel servizio di presa diretta a me ha colpito anche l'intervista no, che, che è stata fatta alla professoressa Saraceno che diceva... Oggi anche avere un lavoro non ti garantisce più la certezza di uscire dalla povertà perché anche il lavoro è ormai diventato lavoro povero. Abbiamo 4 milioni e mezzo di lavoratori poveri, cioè persone che lavorano, ma che con lo stipendio non riescono ad arrivare a fine mese perché i nostri salari sono i più bassi d'Europa. I nostri salari negli ultimi trent'anni si sono ridotti del 3% quando in tutti i paesi europei sono aumentati addirittura del 30%, per esempio, pure in Grecia sono aumentati del 30%. Solo in Italia gli stipendi si sono ridotti e considerate quanto pesa l'inflazione adesso, l'inflazione è alta come non mai e quindi quanto il potere d'acquisto delle famiglie anche dei lavoratori ehm, sia sia diminuito. E allora Partendo insomma da questi dati, ehm, che cosa era il reddito di cittadinanza? Era, io ne parlo al passato perché ormai non c'è più, quindi spero che anche le critiche eh, vadano sempre più a scemare perché ormai bisogna raccontare invece cosa andrà a sostituire il reddito di cittadinanza, che ancora stiamo cercando di capire cosa sarà. Cosa era il reddito di cittadinanza? Il reddito di cittadinanza era un tassello di una riforma più organica del mercato del lavoro che prevedeva intanto una misura di sostegno al reddito, che è quello secondo me per cui il reddito ha funzionato molto bene. Solo l'Italia, tra tutti i paesi europei, non aveva una misura di sostegno al reddito. Sostegno al reddito significa sostenere appunto le fasce di popolazione che sono in povertà assoluta, significa sostenere chi si trova in un momento di difficoltà. Perde il lavoro e non può essere abbandonato perché uno Stato che si dice civile non può abbandonare un cinquantenne che ha la sfortuna di uscire dal mercato del lavoro, può capitare a tutti di perdere il lavoro. Lo Stato ti deve abbandonare oppure ti deve accompagnare, ti deve prendere sotto braccio e dire non preoccuparti, ti aiuto io a ricollocarti. Nel mercato del lavoro, se c'è bisogno di fare formazione, ti aiuto io a capire qual è la formazione di cui hai bisogno in base all'offerta di lavoro che c'è. Il reddito, perché dico, ha funzionato bene come misura di sostegno sociale? Perché sono i dati che ce lo dicono. Istat ci dice che in pandemia, grazie al fatto che ci fosse il reddito, abbiamo evitato che un milione di persone in più. Cadesse in povertà assoluta. In questi anni il reddito di cittadinanza ha aiutato 5 milioni di persone, 2 milioni di nuclei familiari. Che cosa vuol dire 2 milioni di nuclei familiari? Significa quanti bambini, eh, quanti, quanti anziani, quante persone che erano in difficoltà sono state aiutate da queste misure. Io spesso parlo con le persone che si occupano di volontariato, poi questo sicuramente ce lo dirà anche il sindaco col mondo cattolico e loro ci dicono senza il reddito di cittadinanza c'è solo la Caritas non c'è altro, ci sono certo i servizi sociali dei comuni per quello che possono aiutare ma l'aiuto è molto, molto limitato e forse davvero il reddito è servito secondo me come primo vero censimento della povertà in Italia, no? perché noi oggi quei dati di quali sono le famiglie da aiutare, quelle famiglie che magari prima ecco, si rivolgevano alla Caritas, si rivolgevano ai servizi sociali dei comuni, noi adesso più o meno le abbiamo censite anche grazie al reddito di cittadinanza e quindi sappiamo qual è la base da cui partire per aiutare la fascia più debole della popolazione. Al questo primo tassello che era il reddito, però, poi nella riforma del lavoro, del mercato del lavoro che avevamo in mente, eh, mancano due tasselli importanti. Il primo è quello dei servizi al lavoro. Quelle che si chiamano politiche attive del lavoro, che non sono altro che eh, quei sistemi che permettono di fare un incrocio tra chi cerca lavoro e chi offre lavoro e che passano necessariamente per i centri dell'impiego, sono quelli i luoghi dei servizi al lavoro. Eh, ma i centri dell'impiego sono a gestione regionale e noi sappiamo che nonostante avessimo stanziato nella legge di bilancio 2020 un miliardo di euro per i centri dell'impiego per assumere personale, quelle assunzioni sono state fatte solo in minima parte. Perché serve personale? È perché Inserire una persona che è uscita dal, dal mercato del lavoro di nuovo nel mercato del lavoro significa prevedere un percorso di formazione, significa fare un incrocio appunto con tutte le offerte di lavoro per capire dove c'è compatibilità, è un vero e proprio lavoro qualificato che va fatto infatti in altri paesi, per esempio in Germania nei centri dell'impiego lavorano 100.000 consulenti del lavoro che addirittura hanno specialità diverse per i giovani, per quelli più anziani, per il settore tecnologico, cioè sono lavoratori formati altamente qualificati che devono aiutare le persone che sono uscite dal mercato a rientrare nel mercato del lavoro. Noi, a fronte dei 100.000 lavoratori che ci sono in Germania, indovinate quante persone abbiamo nei centri dell'impiego? Ne avevamo 8.000 a fronte di 100.000. Avevamo stanziato fondi per assumere altri 11.000 lavoratori, le regioni non hanno usato quei fondi, ne hanno assunti solo 3.000. Quindi nonostante i fondi stanziati, nonostante i numeri ci dicessero che manca personale ai nostri centri dell'impiego, altrimenti queste famose politiche attive incrocio domanda-offerta non partiranno mai. E poi c'è l'ultimo tassello, che è quello del salario minimo, che, era un tassello, che è un tassello fondamentale per qualsiasi riforma del mercato del lavoro si voglia fare. Perché se non partiamo dal dato di fatto che uno stipendio come dice la Costituzione, deve garantire a ogni lavoratore di vivere in maniera dignitosa insieme alla sua famiglia, noi non andremo da nessuna parte e lo stipendio dignitoso per noi non può scendere al di sotto de della soglia dei 9 euro l'ordi l'ora. Quando ci dicono sì, ma noi siamo tutelati dalla contrattazione collettiva, noi abbiamo quasi 900 contratti registrati in contrattazione collettiva, alcuni di questi come per esempio per la vigilanza privata, non arrivano a quanto arrivano, ammontano a 5 euro lordi l'ora, ma quello è uno stipendio dignitoso. Quindi salario minimo, soglia al di sotto della quale non si può scendere per garantire una giusta retribuzione come ultimo tassello della riforma del mercato uh, del lavoro. Io mh, poi insomma, mi prendo un po' di tempo uh, um, per intervenire in chiusura, però passo subito la parola all'assessore. Lucia Basciano del Comune di Bacoli perché all'interno diciamo, di questa riforma dove è inserito anche il reddito di cittadinanza, in realtà di una parte del reddito di cittadinanza si è parlato, a mio avviso, molto poco. E dei, secondo me eh, si tratta dei cosiddetti PUC, cioè quella possibilità che avevano i comuni, tutti i comuni, di utilizzare i percettori del reddito di cittadinanza per progetti di utilità collettiva. Non solo per chiaramente sopperire un po' anche a quella carenza di organico atavica che vivono i nostri comuni, ma anche per rispondere a quell'esigenza e a quella voglia no? che noi abbiamo visto spesso nelle persone che ricevevano un sostegno dallo Stato di voler ridare qualcosa in cambio. Quindi Lucia, come sono partiti i pucca bacoli? Come siete riusciti, nonostante il vostro comune fosse in dissesto finanziario, a far partire questi progetti? In cosa consistevano? Così magari lo spieghiamo anche a chi non sa bene quello di cui stiamo parlando. Grazie. Siamo entrati in, uh, a lavorare nel 2019 ed eravamo un comune dissestato, lo siamo ancora e ne stiamo uscendo. Quindi avevamo delle forti esigenze di uh, offrire servizi alla cittadinanza, contrastare la povertà, includere e avevamo poi, ultima questione, anche affrontare il problema di un'enorme carenza di organico che non potevamo soddisfare perché essendo in dissesto avevamo tutta una serie di prescrizioni, quindi ci trovavamo realmente ad affrontare una serie abbastanza complessa di problemi, però immediatamente abbiamo eh, letto e studiato per bene. Una legge del 2019 istitutiva tra l'altro del reddito di cittadinanza. Il sindaco, che è un uomo di grande polso, immediatamente mi ha messa sul pezzo a lavorare sul reddito di cittadinanza. Ed io ero estremamente convinta di fare questo lavoro per vari motivi. Innanzitutto. Il sindaco e con lui tutta la sua amministrazione è la prima frontiera dello Stato sui territori. Noi abbiamo la necessità di intervenire con immediatezza. Se ci sono persone che non hanno la possibilità di mangiare, che hanno difficoltà di qualsiasi tipo nel sociale, noi non possiamo dire aspettiamo una settimana e poi provvediamo. Le, misure, le necessità essenziali della vita vanno soddisfatte immediatamente. Quindi, eh, oltre a questo, poi eh, c'è la necessità di eh, rendere le persone cittadine in, tut cittadini in tutte le forme e in tutti i modi che sono previsti dalla Costituzione. L'articolo 3 della Costituzione, che stamattina la senatrice ha avuto la bontà di regalarci. Ci dice che i cittadini devono avere pari opportunità. Quindi ci trovavamo nel 2019 ad affrontare una serie di questioni. Questioni relative alla necessità immediata di intervenire con una forte carenza di risorse, volontà di includere al massimo i cittadini nella vita della città, della nostra città, perché. Uh, creando inclusione noi riusciamo realmente a creare una coesione sociale, a fare in modo che le persone non si sentano lontane dalle istituzioni, uh, dalla cosiddetta politica, ma si sentano persone che fanno parte tutte insieme di una comunità che cerca in tutti i modi di crescere. E vi posso assicurare che ci mettiamo tanto lavoro per fare crescere la nostra collettività. Quindi immediatamente su, su input del nostro sindaco, che ha una forte personalità, ho cominciato a lavorare sulla legge. In realtà avrebbe dovuto essere una misura di ambito. Quindi eh, come prima questione noi ci siamo recati nel nostro ambito, eh, ex legge 2, eh, 328, però abbiamo capito che eh, non c'era quell'esigenza immediata di intervenire e quindi noi abbiamo avuto l'autorizzazione ad andare per la nostra strada a realizzare il nostro progetto perché eravamo fortemente motivati molti erano scoraggiati perché non c'era un procedimento già segnato però noi avevamo una squadra eccellente che è qui con me gli amici dei servizi sociali ed avevamo la voglia di fare qualcosa per la nostra città. Quindi ci siamo messi a studiare e abbiamo capito che poi non era così impossibile attivare questa legge ci voleva tanta buona volontà e tanto amore per la città e quindi abbiamo cominciato a lavorarci eh, non, non entro in particolari tecnici che vi annoierebbero eh, l'ambito ci ha autorizzati ci ha dato le abilitazioni ad entrare sulle piattaforme GEPI e quant'altro quindi ci ha messo nella condizione di poter lavorare quindi noi da subito abbiamo cominciato a lavorare con le nostre assistenti sociali con le persone perché noi Prendevamo in carico la famiglia, noi eh, stilavamo con i percettori dei patti di inclusione che eh, prevedevano qua, quindi non solo la possibilità di fare, eh, includere queste persone nei nostri servizi, ma prendevamo in carico la famiglia, l'ascoltavamo, eravamo vicini a queste persone. Senatrice, se sono troppo lunga me lo dica. Dai, Lucia, non ti perché mi appassiono e quindi vado a braccio. E quindi praticamente siamo partiti con i colloqui continui che facciamo e che ripetiamo, perché, ripeto, è misura di inclusione, cioè di presa in carico di una famiglia con le sue necessità. Uh, C'è lì il mio capo aria, ormai in pensione, che ha pensato a tanti piccoli progetti per eh, i figli, i fratelli dei percettori, perché tu ti prendi in carico un intero nucleo. E poi abbiamo cominciato con i nostri progetti. Come vi dicevo, siamo un comune, ne stiamo uscendo, eh, in dissesto e quindi con pochissimi dipendenti. Eravamo entrati tutti, eravamo perché io ero, sono un ex dipendente comunale, oggi assessore, siamo entrati tutti intorno agli anni 79-80, quindi, da quando è stato eletto il sindaco della Ragione abbiamo assistito ad un forte, una forte emorragia di personale che giustamente si pensionava e quindi avevamo tante attività in campo: perché ne abbiamo messe tante: eh, lo sviluppo della biblioteca, casa della cultura, eh, parco borbonico, villa Cerillo. Quindi, non potevamo fare tutto da soli, per noi era indispensabile, fermo restando che il dipendente di riferimento è sempre un dipendente comunale, per noi era molto importante poter includere anche per otto ore settimanali eh, i percettori del reddito. Quindi abbiamo, ci siamo dati a, a scrivere, alla scrittura di progetti, era semplice perché poi la legge è molto chiara ci dice gli ambiti nei quali possiamo lavorare, cultura, scuola, giardini, bla bla bla, non ve lo devo dire io, ci dice per quante ore i percettori possono lavorare, come possono lavorare, quindi non era difficile farlo. Eh, siamo riusciti con un po' di, di fatica, ma poi in corso d'opera abbiamo imparato a gestire la piattaforma, a inserire i progetti sulle piattaforme ad inserire poi i percettori che avrebbero potuto lavorare, aveva, aspettavamo le risposte dell'email e quindi cominciavamo a lavorare quando eravamo certi che il, il percettore aveva tutte le garanzie di legge, aggiungevamo poi anche eh, un'ulteriore polizza per la responsabilità civile e poi li abbiamo avviati e questi signori sono contenti. Io avevo un percettore che chiamerò Mattia, che era così povero che facevo mangiare con la refezione scolastica. Oggi questo signore è contento, è contento non soltanto perché gestisce quella piccola somma che gli consente di andare da solo a farsi un po' di spesa, ma è contento perché non si sente più un escluso. Mattia si sente parte della collettività, capisce che quando torna a casa lui ha fatto qualcosa per la città, che gli restituisce qualcosa eh, consentendogli di vivere dignitosamente, perché poi le persone non chiedono tantissimo, chiedono di poter vivere eh, sostenendosi al minimo di soddisfare le necessità fondamentali, un tetto, un piatto a tavola, i propri figli che vengono magari inclusi in un progetto. Quindi queste persone, anche quando tornavano a casa, avevano la possibilità di restituire dignità alla propria famiglia, perché la, la società gli aveva dato dignità, non erano più delle persone che stavano nell'angolo. Noi abbiamo veramente provato a fare inclusione lo facciamo un po con tutti i nostri servizi, ma in particolare con i percettori abbiamo provato. A farli sentire parte della nostra comunità. Ci sta chi si eh, aggiusta l'aiola, chi si occupa insieme ai vigili eh, di portare i bambini a scuola e di farli tornare a casa, ci sta chi assiste la bibliotecaria in biblioteca per la cura dei libri o in archivio. Quindi noi abbiamo credo rispettato la norma in tutti gli ambiti che ci consentiva di eh, lavorare. E eh, abbiamo potuto affrontare, signori, perché noi abbiamo vissuto anni terribili, non dimentichiamoli. Noi abbiamo avuto una pandemia, abbiamo avuto immediatamente dopo, e c'è ancora in atto, una crisi ucraina, con persone che ci arrivavano, il sindaco lo sa molto meglio di me: signore, eh, che arrivavano con l'autobus giù al comune. Perché vi ripeto, noi siamo la frontiera e noi dovevamo provare a dare risposte a queste persone nell'immediato. E poi la crisi energetica, eh, se ci si rega in un supermercato si vede che i prezzi sono aumentati tantissimo. Questa misura insieme anche a delle risorse che abbiamo avuto per il Covid, ci hanno permesso di tenere la, so, la, nost la nostra comunità coesa senza affrontare stress che non avremmo potuto sostenere, perché come vi dicevo siamo comunque un comune che sta uscendo dal dissesto, quindi dovevamo far fronte a tantissime necessità. Il reddito di cittadinanza a Bacoli ha aiutato a tenere. Uh, unità, coesione e a fare in modo che le persone potessero avere l'indispensabile, a segnalarci come diceva la senatrice qual è la, uh, la, quali sono i veri poveri e quindi attraverso questi colloqui, attraverso questa relazione con queste famiglie noi abbiamo anche potuto lavorare sulle famiglie e quindi mettere in atto tutta una serie di azioni affinché eh, tutto il nucleo familiare fosse accolto e venisse eh, considerato in, nelle necessità che noi potevamo affrontare per loro. E, è questo. Quanta umanità nelle parole di, di Lucia, questa è la politica che si occupa davvero delle persone, no? e sentir parlare di partecipazione, di coesione sociale e poi dall'altro lato vedere quasi eh, colpevolizzato chi perde il lavoro o chi si trova in una condizione di difficoltà, è chiaro che non possono andare di pari passo. Sindaco, allora io ti chiedo intanto, molte cose Lucia ce le ha raccontate, però tu cosa immagini? per il futuro. Cioè, raccontaci cosa, cosa, insomma, cosa è stato per te avere questo strumento a disposizione e cosa secondo te eh, dovrebbe accadere nel futuro. Non so se hai proposte da fare anche eh, per l'attuale governo in qualche modo per recuperare, se si può ancora recuperare in parte quello che si è portato avanti in questo tempo. Innanzitutto buonasera a tutti. Ringrazio te Mariolina per. Presidente, per averci consentito di essere qui oggi per raccontare questo elemento virtuoso per la nostra comunità. Uh, per me è una gioia essere accanto a te, accanto al Ministro, accanto a Lucia uh, e accanto a tutti quanti voi. E, ed è molto importante per noi essere qui perché la nostra città, Bacoli, in provincia di Napoli, viene da millenni celebrata per le qualità artistiche, storiche, naturalistiche, penso a Cume, penso a Misenum, penso a Baie, e quindi quelle le abbiamo ereditate dalla na alla nascita. Celebrare invece la buona attività dell'amministrazione e quindi la buona condotta del popolo che vive quel territorio è un elemento di grande importanza, perché spesso si resta sui fatti dalla bellezza. Cioè tu c'è la bellezza tutta attorno, diciamo io cosa devo aggiungere, niente, ci po possiamo ziare, invece noi decidiamo di continuare a fare. Allora per noi è una gioia essere qui, è una gioia essere in questa sala che porta il nome di sala Nassiria e tra eh, gli italiani che hanno perso la vita in quell'attentato c'è anche un flegreo, Alfonso Trincone, quindi propongo un applauso a lui e alla famiglia che è anche bagolese, a Michele Silvestri, diciamo, a tutti i bagolesi che hanno perso la vita in simili, in simili tragedie. Ma, tutto questo ci porta ad una necessità, alla domanda. Cosa chiediamo a questo governo? Prima facendo la visita del Senato abbiamo visto una sala con una serie di, di affreschi, di dipinti sì, Macari. Esatto, Macari, che raccontava le virtù del senatore. Allora ci sta l'eloquio, eh, l'onestà. Io credo che non una delle virtù, quindi vada aggiunto un riquadro. Una delle virtù che non possa mai mancare al senatore è il senso di realtà, perché se manca il senso di realtà non si, riesco, non si riescono a produrre azioni legislative utili a migliorare la vita delle persone. Così come noi a Bacoli non dobbiamo farci assuefare dalla bellezza del nostro territorio, lo stesso non deve accadere per i senatori che entrando qui pensano che l'Italia è tutta come questi palazzi, tutto bello, tutto affrescato, tutto meraviglioso. Il è così. non esiste. Che i poveri non esistono e invece non è così. Uh, ho messo la fascia sia perché è un onore essere qui come comune di Bacoli ma anche per rappresentare, io credo, la voce di 8.000 sindaci italiani che a prescindere dal colore politico nel loro intimo sono certamente convinti del fatto che il reddito di cittadinanza ha determinato un aiuto enorme per i servizi sociali di ogni comune e dico i servizi sociali perché oggi i comuni, oggi c'è cioè da qualche tempo, debbono essere considerati delle aziende che erogano servizi sociali, servizi per le comunità, delle onolus fondamentalmente. Uh, il reddito di cittadinanza ci ha permesso veramente di tirare avanti e di permettere a donne e uomini, madri e padri di famiglie, di avere una dignità del lavoro, una stabilità emotiva. Non soltanto quindi avere uno stipendio, avere un contributo a fine mese, ma avere la certezza di averlo non è poco. Non è il fatto che tu devi andare a fare la, la fila allo sportello per vedere se ogni quattro mesi ti danno il buono spesa da 50 euro, ma la dignità di sapere che a fine mese tu potrai acquistare un, un paio di scarpe, i libri a tuo, a tuo figlio e poter fare la spesa serenamente, in più essere coinvolto in attività per la città. Noi apriamo i siti culturali a Bacoli anche con i percettori di reddito. Non li, la casina van Viteleana, non la potevamo aprire, non parliamo di un sito qualsiasi, la casina van Viteliana. Uh, aperti i parchi pubblici, la biblioteca comunale, che è il luogo in cui si incontrano i giovani, in cui cresce la cultura, cresce perché uh, padre e madre di famiglia che hanno 50, 55, 60 anni e che sono fuori dal mercato del lavoro... Non solo riescono ad avere un contributo a fine mese, ma riescono anche a donarsi alla città. Quando noi siamo partiti con questo dispositivo dei, dei PUC, erano i percettori a contattare noi per sapere come essere coinvolti sin dall'inizio, come poter dare una mano. E l'hanno fatto facendo permettere ai bambini di entrare nelle scuole, aiutandoci all'ufficio protocollo da, ad accogliere le persone, all'ufficio anagrafe e, a, e in tante altre attività. Allora io non voglio essere particolarmente prolisto, però eh, la prima riflessione la faccio ai tanti colleghi sindaci che sicuramente la pensano come me, ma che per ragioni che esulano dal proprio mandato, ma che appartengono più ad un'appartenenza filopartitica, Molto spesso, dove il partito è sinonimo di clientela e non certo di difesa di diritti collettivi, zittiscono ed è lo stesso motivo per cui non hanno attivato i PUC. I PUC in Italia non sono stati attivati per esperienza diretta, lo posso dire. Perché i sindaci di altri colori politici che non fossero il Movimento 5 Stelle non lo hanno fatto per dimostrare che il reddito non funzionava, creando un danno alla città, creando un danno alle famiglie, creando un danno alle persone. È un fatto scandaloso che si, si, si anteponga alla fascia tricolore l'appartenenza ad un partito. Il sindaco è il sindaco di tutti. Quando viene eletto deve fare gli interessi della collettività, non gli interessi di una parte. E questo è il primo elemento incredibile. Indecente che oggi indebolisce il reddito di cittadinanza perché, se in tutti i comuni italiani oggi ci fossero 4, 500, 1.000, 3.000 persone che dessero una mano concreta, sarebbe molto più difficile andare a scardinare questo, questo processo. Poi, sempre entrando in queste stanze, una delle varie motivazioni per cui il reddito va eliminato è perché c'è qualcuno che ne ha abusato gli imbroglioni. Ma scusate, mettiamo il caso che in Senato ci fossero stati nel corso del tempo corrotti, condannati, no? ladri. E che ho fatto? Ho rimuso Senato. Ma pare che il Senato sia aperto, non è che sia chiuso. Allora per lo stesso motivo anche il reddito di cittadinanza ha avuto delle deficienze e va condannato chi ne ha usufruito senza averne diritto. Non va certo eliminato un diritto a favore delle persone. E come si può immaginare che in Italia non esista la povertà? Certamente non si risolve soltanto con questo primo step, quello lì che prima raccontava Mariolina, va avviato e avvicinato eh, il popolo, eh, soprattutto i più poveri, al mondo del lavoro, il lavoro vero, il lavoro che crea una dignità, questo non vi è dubbio. Eh, noi quando abbiamo iniziato i centri per l'impiego, e Franco ne parlavamo stamattina, non sapevano cosa fossero i PUC, cioè chi li doveva fare non sapeva cosa fossero. Noi dovevamo fare come tutti i comuni, i comuni non potevano farlo da soli, dovevano farlo attraverso gli ambiti, gli ambiti sono aggregati di comuni, quindi sono tre, quattro comuni, sei comuni, c'è cioè un comune capofila, molto spesso il comune capofila, un orientamento politico che è di un partito diverso da quello lì che ha originato il reddito di cittadinanza, e ha sempre bloccato la possibilità di fare i PUC. Noi invece riunimmo l'ambito e se noi siamo tre comuni... I primi due comuni dissero che non lo volevano fare, noi ci siamo impuntati dicendo lo vogliamo fare e ci siamo riusciti. Ma perché ci siamo impuntati? Perché, come dice l'assessore, un carattere... Adorabile, eh, ma non so per quale motivo in particolare, perché c'è una grandissima squadra e sono qui presenti in tanti. Io oggi porto un po' brucata perché ho ancora un po' di influenza, la voce di questo risultato è enorme, ma dietro questa voce c'è il lavoro immenso di donne e uomini che hanno sacrificato giorno e notte per permettere ai più deboli di sentirsi utili. Quelle persone si sentivano inutili, erano considerati reetti della società, erano considerati parassiti che stavano in villa comunale ad attendere che qualcuno gli desse la mancetta. Oggi sono riconosciuti eh, tra eh, gli intervistati di Riccardo Eagone, che ringrazio, ha fatto un servizio straordinario, viva il giornalismo in Italia quando fa il giornalismo e non è parassitario rispetto a una parte o all'altra. Giorgio, l'avete ascoltato tutti, penso che l'intervista il signore che puliva piazza che pulisce piazza Marconi ogni mattina alle 5 del mattino si alza si mette la pettorina con lo stemma del comune di Bagoli che per lui vale più della maglia della nazionale quando va ai mondiali Pulisce la piazzetta e trova soddisfazione nella gioia dei genitori che portano i bambini a scuola e trovano la piazzetta pulita. Ora voi immaginate una persona che era considerata negativa dalla comunità per tutta una serie di, di, di storie anche del suo passato, che oggi è diventata una risorsa per il territorio: quindi non è più il cittadino che sta sotto al comune a lamentarsi e a chiedere aiuto, quindi che vive il comune sotto un aspetto negativo, ma oggi lo vive sotto un aspetto positivo. E quando parliamo di 400 persone come, come Giorgio, c'è sia il cinquantenne che c'è la terza media, ma c'è anche chi è laureato, che il lavoro non lo trova e che ha bisogno anche lui del reddito per poter sostenere la propria, la propria famiglia. Significa che abbiamo coinvolto nel processo di governo del territorio almeno altre mille persone, tra loro e i loro familiari, che danno una mano alla città, che vivono il comune come parte attiva di questo processo. E chiudo la, la riflessione um, sulla la domanda di Mariolina, che più che una domanda, diciamo se devo farla come in termini esclamativi, ma anche in termini interrogativi. La cosa più allucinante rispetto alla cancellazione del reddito di cittadinanza, ma noi siamo qui, abbiamo fatto un pullman, l'abbiamo quasi riempito, eh, anche per dire al governo, a tutti, di eh, riconsiderare questa scelta, perché noi pensiamo che da Bacoli, dove è nata Cume, la prima colonia greca della Magna Grecia, da dove è nato l'Occidente, si è diffuso l'Occidente, da Bacoli dopo 2.000-3.000 anni possiamo ancora dire la nostra su scala nazionale e dare un contributo a dire sempre rispetto a quel senso di realtà che non deve mancare al senatore, ripensateci ma non soltanto, poi lo possiamo chiamare pure in un altro modo perché non deve più essere intestata a Movimento 5 Stelle, se lo deve intestare qualcuno, vogliamo cambiargli il nome. Troviamo nato un nome, reddito italiano, fratello reddito, troviamo forza reddito. Di eh, troviamo un nome e lo lasciamo. Ma quello che veramente lascia interdetti è che veramente ci interroga sul fatto che molto spesso si perde il senso di realtà restando solo qua dentro e che non si è capito dopo il reddito che c'è dal secondo dopo in cui non ci sarà il reddito la persona povera povera non soltanto di soldi ma povera anche di fiducia verso le istituzioni perché non avrà più nulla verrà ai servizi sociali del comune di Bagoli trova Franco Napolitano che in pensione continua a fare la sua parte con tutta la, la sua squadra e Franco dirà ti potrò dare un contributo una volta all'anno e quindi quel cittadino che era diventato una risorsa tornerà ad essere una, una persona incazzata, scusate il termine, con la società. Allora il tema vero è questo, è la precarietà che si sta creando. Non tanto la precarietà economica, la precarietà nella fiducia delle istituzioni, perché il reddito di cittadinanza ha ridato fiducia nei cittadini verso le istituzioni repubblicane, perché veramente la gente più ultima si è sentita presa in considerazione. Oggi tutti noi, a partire da chi ha la fascia, i consiglieri comunali sono qui, gli assessori, i cittadini, ci sentiamo presi in giro perché un istituto che stava dando dignità a delle persone viene cancellato per non si sa cosa, per soddisfare le bramosie di una campagna elettorale che è finita, oggi si deve pensare a governare e va benissimo interessarsi di tutti i, i problemi che vive questa nazione, ma oltre ai temi importantissimi, quali quelli dei reparti, Oppure ho sentito che bisogna chiudere le spiagge libere perché stanno i tossici, temi di grande tenuta di cui non possiamo fare a meno di discutere in Italia. O oh, 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 se Mattarella poteva andare a Sanremo, i fiori blanco. Oltre a questi temi vitali per la nostra nazione, se si può considerare che ci sono milioni di italiani che tra poche settimane saranno senza reddito di cittadinanza e saranno ancora più poveri, ci fanno un piacere. Chiudo con una considerazione di, fece, che scrisse Walt Disney. Disney uh, disse faccio cose impossibili perché mi diverte farle, anche noi facciamo lo stesso e nonostante tutto ciò che accadrà qua dentro continueremo a fare cose impossibili per il bene della nostra comunità, continueremo a divertirci tutti quanti insieme. Grazie. Grazie. Grazie perché in questi anni io ho avuto la fortuna di averti come sindaco nel mio collegio e chiaramente sei un motivo di ispirazione continua, no? Giosi non è un sindaco del movimento, ma è un sindaco che sceglie di appoggiare un progetto se un progetto è valido, a prescindere, come diceva, dai colori, dagli schieramenti. E noi in questi anni abbiamo sempre lavorato fianco a fianco per provare a dare il meglio di noi stessi. Alla, alle persone. Alfonso, allora grazie intanto per essere qui. Alfonso Pecoraro Scanio che ha visto la locandina del convegno e mi ha chiamato, ha detto che bello che finalmente parlate di questo. Sì, io devo dire che innanzitutto sono contento perché rivedo Giuseppe, già ci ha incrociato in altre occasioni, ma l'ho visto al suo primo mandato. Sì. Qualche chilo in meno, sì, sì. però insomma sempre con la stessa tenacia quindi la fanno pochi dietro perché noi ti vogliamo mandare in giro per l'italia a raccontare questa cosa quindi ti vogliamo ancora più performante però la cosa seria è che aveva questo entusiasmo e non l'ha perso nonostante tutte le vicessitudini che io da lontano ho seguito di Bacoli che fa parte dell'italia poi di un'italia del sud dove una certa litigiosità fa parte un po' dello spirito quindi innanzitutto complimenti perché avete una buona tenuta. Secondo, faccio i complimenti non solo all'amministrazione, ma anche ai dipendenti comunali e alla burocrazia. Perché ho avuto casi che ho visto di sindaci, anche importanti dei 5 Stelle, che a loro volta sono stati boicottati dagli apparati. Un caso eclatante è Roma: e Roma non è riuscita a far partire a pieno quello che era un esempio, perché c'è stato un boicottaggio permanente. E anche perché voi avete dimostrato che invece chi è dipendente pubblico può sentirsi sostenuto e aiutato da un percettore di reddito e non minacciato in modo assolutamente irresponsabile. Quindi siete stati come dire, un buon esempio non solo dal punto di vista dell'amministrazione lato politico, ma anche di quella cosa importante che è l'amministrazione nato apparati, che sono fondamentali. È una bellissima iniziativa. Io suggerirei, tra l'altro io ho avuto un'esperienza positiva di avere un imprenditore di un Lido che ti ho fatto vedere prima di Bacoli che io quest'estate sono andato a parlare e mi ha visto che sostenevo i 5 Stelle, Conte eccetera piena campagna elettorale perché noi facciamo le campagne d'estate e, e quando gli ho detto ha ho detto, detto guarda, io sostengo il reddito di cittadinanza non è vero che non si trova personale è che noi non lo volevamo pagare il giusto adesso che lo paghiamo il giusto noi lo troviamo e quindi il reddito ci ha aiutato anche a passarci una mano sulla coscienza e paghiamo la gente quello che è dovuto e li troviamo Vedete, questo un imprenditore, io ti ho fatto del il nome, è inutile adesso dire pubblicità o meno. Che è Bagolese, e che io poi ho fatto addirittura una diretta con questa, ha fatto 200.000 visualizzazioni perché io ho detto: Guardate, perché io, che lo dico io che il Redicino di cittadinanza è buono, sembra che sono di parte perché ritengo che i 5 Stelle hanno fatto una bella iniziativa. Loro e le altre realtà, tipo all'epoca l'Eula, l'Epetis, altri che le hanno aiutate, però oggi come oggi. La, il racconto principale è stato sempre quello che al sud non si trovava persone che lavoravano, che non c'erano più dipendenti, cioè come se il reddito fosse stata una catastrofe. Allora l'iniziativa e il servizio di presa diretta che ha fatto semplicemente lavoro normale, cioè noi siamo talmente abituati al cattivo giornalismo che il fatto che si faccia un lavoro normale di un buon giornalista che fa un'inchiesta, va a intervistare le persone, fa vedere quello che è. Perché poi quello ha fatto, eh, non è che ha cercato per forza di santificare, no, ha, ha fatto vedere la realtà. Allora io credo, uno, che eh, farebbe bene il gruppo del Senato, ma non solo il Senato, a fare in modo di fare degli estratti di quello e mandarli a tutti quanti i deputati e i senatori, perché non è detto che tutti l'abbiano visto. Secondo, è molto bella l'immagine diretta delle persone. Anche in qualche altro servizio l'ho visto, qualche volta anche qualche pezzettino di Agora, eccetera. ogni tanto che intervistano qualcuno, anche a Palermo, a Catania, in quelle che sono le zone poi più attenzionate, tu vedi persone contente di, aversi, di essersi dati come dire, a, alla collettività. Quindi secondo me innanzitutto la battaglia non è persa, nel senso che quando si riuscirà a far vedere le persone, le facce, non il racconto o la caricatura del fannullone sul divano ma le facce, noi dobbiamo far vedere le facce, la forza di quel servizio, delle cose che ha raccontato l'assessore, ecco, ha raccontato tu, è l'immagine delle persone. E poi il valore del Reggio Italiano, anzi ho detto prima a Teleambiente, che ha avuto un valore anche ambientale di qualità della vita. Perché non è solo qualità della vita per il percettore, ma se tu pulisci i giardini, aggiusti la strada, fai, apri la casina bambitelliana, eccetera, tu hai reso anche migliore la qualità della vita degli altri. Quindi è un valore anche ecologico. Quindi bravi, complimenti e la battaglia si fa fino in fondo. Ha ragione lui, il nome poi si chiama in un altro modo Reddito d'Italia, quello che volete, ma basta che si capisce che non si può buttare all'aria una cosa fatta bene, come sta avvenendo adesso col super bonus. Tu hai fatto una norma che fa a favore delle imprese, dell'ambiente, delle famiglie hai aumentato il PIL nazionale ma ogni volta si parla di sto PIL una volta tanto che il PIL nazionale è aumentato grazie a una misura che è il Superbono qua, qua sembra malamente cioè veramente siamo come dire in un mondo capovolto, quindi il reddito di cittadinanza è una cosa che secondo me può cambiare anche il nome ma la sostanza deve restare perché è fondamentale che le persone abbiano a parte che c'è in tutti i paesi cioè un paese civile dà a tutti i cittadini il diritto all'assistenza sanitaria alla scuola pubblica ha un minimo di reddito e possibilmente ha un tetto sulla testa. Questo è, non si vuole creare dei nababbi o dei fannulloni, ma dei cittadini che in un paese che ha le possibilità abbiano alcune minime possibilità di una vita civile. Questo è. Se non volete aggiungere altro, allora chiudiamo. Io spero che. Con questa breve discussione di oggi siamo riusciti un po' a far passare il messaggio che a volte la realtà non è sempre quella che viene raccontata mainstream, ma certamente è quella che però si ascolta andando in giro e parlando con le persone e che quando si parla eh, bisogna sempre avere cognizione di quali sono i numeri, quali sono i dati. Io poi da ricercatrice guardo sempre i numeri, i dati e quindi dirci che noi oggi abbiamo 5 milioni di persone in povertà assoluta, 8 milioni di persone in povertà relativa, questi sono i numeri da cui qualsiasi governo deve poi far partire le politiche sociali che intende mettere in campo, lo vuole chiamare in un altro modo, ma ci devono far sapere ad agosto cosa succederà intanto a questi 600 mila occupabili, definiti occupabili che di occupabili abbiamo detto hanno molto poco perché in genere sono persone con bassa scolarizzazione, over 50 anni quindi che andrebbero formate e il tempo per la formazione si accorcia sempre di più e noi non abbiamo capito che tipo di formazione andrà fatta, chi la dovrà fare saranno sempre le regioni, su quali basi, con quali programmi, nulla, non c'è nulla Cosa succederà ad agosto a quei 200.000 lavoratori poveri? Perché non abbiamo detto che il reddito oggi è stato dato anche a persone che avevano degli stipendi da fame, sono 200.000 che avevano bisogno del reddito per arrivare a quella soglia minima di 780 euro al mese, e parliamo di questo, tra l'altro, tenendo in considerazione che. La cifra che viene data col reddito di cittadinanza può essere utilizzata solo per alcune spese, per comprare cibo, per pagare le bollette, per pagare l'affitto, per pagare le medicine, non può essere utilizzata per andarsene in vacanza o, o ecco, per per il superfluo, le frodi, come diceva Giosi, sono minime, meno dell'1%, lo 0,8%, e se sono venute fuori questo 0,8% di frodi in un secondo momento e non subito, è perché all'inizio non c'era incrocio tra le banche dati che invece in questi anni noi abbiamo implementato sempre di più. Tanto che abbiamo detto alla fine il reddito è servito anche proprio come strumento di censimento no, per tracciare. Eh, per censire quelle persone che veramente sono in difficoltà economica e che forse fino ad oggi nemmeno i comuni conoscevano. Quindi, cosa succederà ad agosto a queste 800.000 persone, i 600.000 occupabili e i 200.000 lavoratori poveri? Come si intende intervenire? E dal 2024 a tutti quelli che ricevono il reddito di cittadinanza, cosa succederà? Verranno condannati di nuovo? alla povertà facendo finta come dice il titolo del convegno che poi, della conferenza che poi era, abbiamo preso in prestito dal servizio di presa diretta facendo finta che non esistono queste persone in difficoltà oppure si sta pensando a un modo per rispondere a queste esigenze che sono esigenze reali che sono alla base ecco, del de, de dare risposte a dei cittadini eh, che poi è chiaro che se si sentono abbandonati, come diceva l'assessore Basciano, non parteciperanno mai alla vita pubblica, alla politica, non andranno a votare se la politica non in qualche modo dimostra con i fatti di essere attenta anche alle loro esigenze. Io davvero vi ringrazio, ringrazio, fatemi ringraziare soprattutto il sindaco, l'assessore, perché credo che lavorare nei nostri comuni oggi sia da eroi, senza risorse, senza personale, con pochissimi mezzi, però come vedete i miracoli si fanno anche in un comune che sta uscendo dal dissesto finanziario quando davvero c'è la volontà e quando si crede in un progetto. Grazie. Bravissimo.